Timbolive, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a parlare di misteri e curiosità su Among Us. È un video veramente fighissimo perché ci sono tante teorie molto interessanti che oggi andremo a scoprire. Ma prima di tutto, se non sei ancora iscritto, che cosa stai aspettando? Clicca qua per iscriverti e per far parte della nostra grande famiglia. Parleremo di curiosità, video su Among Us, video sulla scuola, video divertenti, insomma, tutto quanto quello che vuoi. Vi ricordo sempre che sono uscite le mie felpe con i personaggi di Among Us, vi lascio il link nel primo commento per acquistarle. Sappiamo tutti quanti che cos'è Among Us, questo giochino carino dove ci sono dei mini astronauti colorati che si trovano su una navicella spaziale e devono fare delle task senza farsi uccidere dagli impostori e cercare di scoprire chi sono questi impostori. Ma non ci siamo mai chiesti perché esistono gli impostori? E perché hanno questi poteri soprannaturali che gli permettono di divorare gli altri personaggi? E perché lo fanno? Gli impostori, a differenza degli altri personaggi di Among Us, hanno certe abilità incredibili. Perché loro possono ventare e nascondersi, mentre gli altri giocatori no? O come fanno a divorare gli altri impostori? Perché sapete, molto spesso aggrediscono con il coltello, però molto spesso anche divorano gli altri personaggi. Perché hanno queste abilità? Si pensa che gli impostori siano dei mutaforma, ovvero dei mostri che riescono a cambiare forma, ed è questo il motivo per cui riescono ad aprire la bocca così tanto, oppure nascondersi in piccoli posti e riuscire ad andare da una parte all'altra della navicella. Io non ci avevo mai pensato a questo, però a quanto pare è come se ventare richiedesse una sorta di superpotere. C'è una teoria che dice che gli impostori provengano da un pianeta chiamato Polbus, che come potete notare è lo stesso nome della terza mappa di Among Us, e che i Crewmates si trovino all'interno di questo pianeta, probabilmente perché c'è stato un guasto nella navicella spaziale e stiano appunto cercando di scappare per evitare che vengano infettati anche loro. Questo perché si pensa che ci sia un liquido che imita gli atteggiamenti dei Crewmates, ovvero i personaggi buoni, ma che al suo interno appunto abbia questi poteri di mutaforma che li trasforma in mostri. E nel momento che gli impostori, quando divorano i personaggi buoni, lasciano metà del loro corpo mozzato a metà, insomma, che brutte parole, si pensa che gli impostori siano semplicemente degli animali che cercano di cibarsi, come farebbe un qualsiasi animale. Ma questa teoria fallisce un po' se pensiamo che in realtà gli impostori abbiano un'intelligenza pari a quella dei personaggi buoni, non sono solo come degli animali che pensano unicamente a cibarsi, perché sono in grado anche di emulare, simulare le azioni che fanno gli altri personaggi. Come sapete, infatti, gli impostori possono far finta di fare delle task, quindi non sono stupidi. E che quindi, sapendo qual è l'obiettivo vero dei crewmates, questi impostori abbiano una vera e propria intelligenza e che quindi il liquido mutaforma, ciò che li trasforma in cattivi, abbia all'interno di sé una vera e propria intelligenza, cioè che non sia soltanto un virus che li rende cattivissimi, ma che li rende anche molto intelligenti. E che quindi gli impostori come unico obiettivo non abbiano soltanto quello di cibarsi dei crewmates, ma che forse pretendano una sorta di vendetta, qualcosa che forse è accaduto con il pianeta Pollux e con i crewmates, chi lo sa? Probabilmente gli abitanti di Pollux, cioè gli impostori, vogliono invadere il pianeta dei crewmates. Ci sono tantissime teorie a riguardo. C'è un'altra teoria abbastanza inquietante che dice che in realtà non ci sia nessun vero impostore, ma che uno dei crewmates, spaventato, molto paranoico, avendo letto delle storie dell'orrore, si è convinto che ci siano appunto degli impostori, dei mostri all'interno della navicella e che inizi ad uccidere certi crewmates per difendere la squadra, diventando lui a quel punto l'impostore principale. Però non è una teoria che ha molto senso perché non si riescono a spiegare le scene in cui gli impostori divorano i crewmates, tirano fuori una lingua spaventosa, hanno delle zanne, degli artigli, insomma, ci deve essere qualcosa nascosto, perché gli impostori sono dei mostri. Per cui la teoria che adesso al momento rimane più sensata è quella appunto che gli impostori siano una sorta di alieni che stanno cercando vendetta
contro i crewmates. Un'altra teoria molto interessante, che sta diventando popolarissima negli ultimi tempi, è che in realtà tutti quanti i crewmates siano impostori. Aspetta, ma in che senso? Fidatevi, ora inizierò a spiegarvelo e forse diventerà la teoria che ha più senso rispetto alle altre. Alla base di questa teoria si prevede che in realtà sia gli impostori che i crewmates derivino tutti quanti dalla stessa specie, che non ci sia un parassita alieno che li ha infettati trasformandoli in mostri, ma semplicemente che tutti quanti abbiano gli stessi, diciamo, superpoteri mostruosi e che soltanto alcuni di essi li applichino, mentre gli altri, diciamo, rimangono buoni. Ma allora, se appartengono tutti quanti alla stessa specie, perché alcuni crewmates decidono di diventare impostori e far fuori gli altri? Ci sono parecchie spiegazioni, come ad esempio sia a causa del governo appunto di Among Us, che ha fatto degli esperimenti su alcuni, diciamo, personaggi, su alcuni alieni che li abbia resi cattivi e vendicativi nei confronti degli altri compagni, oppure che siano in realtà impostori perché appartengono a un'altra fazione, come se ci fossero, diciamo, delle guerre in corso tra questi strani alieni e che alcuni di essi si infiltrino fingendosi crewmates quando in realtà fanno parte di un altro stato di Among Us e cerchino di far fuori l'altra fazione. È difficile parlare in termini di guerra quando si parla di un videogioco, forse perché non gioco a molti giochi di guerra, non lo so. Oppure semplicemente che diventino aggressivi per pura genetica. Sì, rispetto a tutte quante le altre teorie che parlano di parassiti alieni, oppure cause del governo o lotte tra un crewmate e l'altro, c'è semplicemente la teoria che per pura genetica, ad una certa età, questi crewmates iniziano a diventare cattivi, senza una vera e propria spiegazione, che impazziscano e vogliano vendicarsi rispetto agli altri. Per cui magari l'atteggiamento violento di alcuni crewmates è dovuto semplicemente a una mutazione genetica. Questi alieni magari all'interno di qualche esperimento, andando avanti di generazione in generazione, hanno avuto qualche modifica che li ha resi violenti. Ed è comunque una teoria interessante, perché a differenza delle altre non prevede che ci siano due diciamo specie diverse da una parte e dall'altra, ma semplicemente che alcuni crewmates diventino violenti per molteplici cause. Ma allora la domanda è: perché gli altri crewmates che cercano di difendersi dagli impostori, se hanno le stesse abilità di questi impostori, non cercano di difendersi magari con zanne affilate, lingue cattivissime, insomma, perché non diventano anche loro dei mostri per difendersi? Forse perché all'interno della loro specie c'è una morale che prevede che non diventino aggressivi. Beh, oddio, buttare nella lava un impostore comunque è abbastanza aggressivo. Lasciamo stare. E che quindi dal momento che non si è risvegliata in loro quella cattiveria che hanno gli impostori, cerchino di difendersi nella maniera più pacifica possibile. Ripeto, se butti nello spazio un impostore, quello muore, certo, non lo azzanni, però la cosa è simile. Insomma, tra tutte quante queste teorie, quella che trovo più interessante è che ci sia un parassita alieno che infetta questi crewmates e che appunto cerchino di vendicarsi rispetto a quelli che sono sani. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la teoria che trovate più interessante e se avete delle correzioni da farmi, perché ammetto che queste informazioni, essendo trovate su vari siti, magari non sono spiegate benissimo da me. Ho cercato di capire il meglio possibile ciò che dicevano. Se appunto avete delle correzioni da farmi, sapete qualche curiosità in più riguardo queste cose, fatemelo sapere perché sono interessatissima a conoscerle. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!